Napoli, una città unica al mondo per le sue grandi bellezze naturali che Dio le ha donato. Ma Napoli è anche una città con tante problematiche umane, sociali e ambientali. Napoli è città della disoccupazione, dell'arte di arrangiarsi per riuscire a sbarcare di un'area. A Napoli c'è stato il sole, il cielo azzurro e il mare. Ma Napoli è una città ferita e butta tutta la delusione in un mondo del pallone. A capo della società sportiva ricordo con grande affetto e nostalgia il mio presidente, l'ingegner Corrado Ferlini, una persona che pareva insicuro ma sapeva bene qual era il fatto suo. Fare il presidente a Napoli per oltre 30 anni è da medaglia d'oro e per questo grande uomo con la sua caparbietà ha portato a Napoli fior di giocatori, a cominciare da mister 2 miliardi, Beppe Savoldi, ma il buon Ferlaini aveva comprato anche il Pablito Nazionale, eroe del Mondiale 82, ma ha rifiutato Napoli, non se l'è sentita, pace all'anima sua, con ogni onore e gloria. Allora cosa fa l'intrepido ingegnere? Gli arriva una soffiata, Maradona, il dio del pallone, vuole andare via da Barcellona. Ma come può fare una squadra di poverini a s'accattare su quel doncello? Lo scaltro Ferlaini chiama una bandiera del Napoli, il coriaceo Totonio Iuliano. Andò, va a Barcellona e portami un campione. Totonio, che uno tosto, si mette con pazienza e determinazione e dopo lunghe discussioni s'accatta a Maradona. La storia poi la sanno tutti, il Napoli sul carro dei vincenti, ma tutto solo grazie a sto grande presidente. Mi fermo qua, ma ho ancora una cosa da dire. Hanno inaugurato il Murales della Cumana in onore delle nostre gesta sportive. Ci stanno proprio tutti, anche De Laurentiis. Ma sai che hanno fatto sti meschini? S'hanno scrutato i cemetti a Ferlaini.